credo che ho detto ai giocatori che abbiamo giocato una grande partita, forse una delle migliori partite che abbiamo giocato per atteggiamento. Credo che abbiamo avuto la possibilità di arrivare fino a 21-22 punti e avremmo avuto anche la possibilità forse di ribaltare questa partita. Sarebbe stata un'impresa incredibile. Abbiamo giocato, credo, un grande girone di Champions, facendo un passettino avanti rispetto allo scorso anno. Purtroppo la formula è così. Chiudiamo con 11 vittorie e 5 sconfitte, con tante partite vinte. Abbiamo sbagliato una partita, purtroppo quella di Novgorod, e questo è il risultato, ma ci portiamo dietro una grande partita stasera. Credo che abbiamo accusato stasera anche la stanchezza di aver giocato purtroppo noi domenica sera, ma è solo un'analisi. Non voglio parlare dell'arbitraggio perché se no verrei accusato di essere ridicolo, di non sapere come funzionano le cose, ma ci sarebbe da aprire un capitolo. Diciamo solo che ho detto agli arbitri che spererei di averli ogni volta fuori casa. Detto questo, ho fatto i complimenti ai giocatori, dobbiamo essere orgogliosi, ringrazio il pubblico che è venuto, la gente che ci ha sostenuto, si è sentito tanto, siamo stati trascinati, abbiamo trascinato, hanno dato tutto, non ho da aggiungere molto. Credo che questo possa essere un bel viatico per il proseguo della stagione, non so come sarà e come andrà, però credo che abbiamo mostrato come domenica una grande anima, con tanto sacrificio da parte di tutti, e c'è dispiacere perché, ripeto, con un atteggiamento diverso nell'unica partita che abbiamo sbagliato, usciamo dalla Champions dopo averla giocata, secondo me, da protagonisti, che era il nostro obiettivo, giocare da protagonisti. Però questo è lo sport, e in bocca al lupo a Novgorod, e noi ci rimbocchiamo le maniche e proseguiamo il nostro percorso, il nostro cammino con quelli che sono disposti a seguirci.